Protagonisti di Sant'Antonio Ponterotto, anche se oggi non è andata tanto bene. Abbiamo Emanuele Spagnolini da una parte e Cognigni Francesco dall'altra. Buonasera. Cognigni è stato protagonista di un episodio controverso verso la fine della partita. C'è stato un disguido con l'arbitro. Che cosa è successo? In pratica l'arbitro diciamo che non ci fischiava i falli, quelli diciamo netti, allora io mi sono innervosito una volta, due volte, tre volte, alla fine ho sbroccato, ho sbagliato, questo lo ammetto perché ha fatto bene a cacciarmi, però Sei stato espulso, infatti. Sarai squalificato, il primo squalificato della primo storia di questo squalificato, lo torneo. so, ho sbagliato, ammetto le mie colpe, però secondo me l'arbitro mi ha cacciato quando ho protestato, ha dato punizione in quel posto dove io sinceramente nelle regole del calcetto non l'ho mai sentita e secondo me in quell'occasione ha avuto un bidone dell'immondizia apposta dello stomaco perché se No, no non si del spiega. cuore era. Se vogliamo fare una parodia fatta Una parola bene, era del cuore, del però cuore. va bene, apprezziamo la citazione colta. Niente, dai, è andata male, però diciamo che dai, per la prossima partita cercheremo di fare meglio. Però vabbè, lei si è riuscito a personalizzarla rispetto a Buffon, va bene, va Speriamo che la UEFA non mi citi per bene. E danni. Spagnolini, voi probabilmente vi giocherete, la vostra qualificazione passerà per gli spareggi, Sì. perché a meno di ribaltoni vi andrete a giocare l'accesso ai quarti degli spareggi. È una squadra che dimostra potenziale, la vostra, però c'è qualche difficoltà a sbloccarsi, a fare gol. Sì, dal punto di vista del gioco siamo un po' carenti, però siamo ragazzi, tutti, quasi tutti del quartiere, o comunque anche se sono esterni, tutti sono cresciuti nel quartiere, però non giochiamo insieme. Questo è un handicap un po' pesante perché vediamo che altre squadre magari hanno blocchi di ragazzi che magari anche giocando in squadra insieme, quindi riescono a trovarsi anche meglio e a fraseggiare meglio. Praticamente di noi pochi giocano nel senso con costanza che si allenano, qualcuno gioca con costanza magari con gli amici a settimana, però questo non basta per contrastare, ecco, persone che sono allenate, che nel movimento senza palla praticamente fanno la differenza. Dopo un po' noi non abbiamo la condizione atletica per reggere certi ritmi a causa del mancato allenamento e giustamente abbiamo pagato pegno in queste tre partite a causa di questo, soprattutto secondo me il 90% a causa di questo. Allora speriamo che vada meglio dalla prossima, in bocca al lupo. Speriamo, grazie.